Conservare le qualità umane del pensiero per valorizzare le opportunità offerte dalla tecnologia. La LUISS ospita la presentazione del nuovo libro di Andrea Principe, professore di organizzazione e innovazione e già rettore dell'Ateneo, intitolato Università Generativa, edito da Il Mulino. Il libro nasce dall'esigenza di voler documentare il mio pensiero, ovviamente sinteticamente, sull'università, pensiero che è stato tradotto poi empiricamente e concretamente anche nei miei anni da rettore qui in LUISS, quindi la LUISS possiamo definirla già generativa perché è internazionale, perché è interdisciplinare e perché è innovativa, ma soprattutto perché la generatività è una caratteristica dell'università, dei percorsi che abbiamo creato e offriamo a studentesse e studenti, ma anche delle abilità, delle competenze degli studenti, perché noi gli studenti e le studentesse LUISS diciamo non venite qui a seguire dei corsi, ma venite a tracciarli, a imparare come tracciarli. Un'occasione di riflessione sulle sfide dell'alta formazione e sul suo impatto nella società tra interdisciplinarietà, internazionalizzazione e innovazione. Un sistema aperto nella collaborazione tra aziende e università è fondamentale perché consente un dialogo costante tra l'una e l'altra. L'università adatta le proprie competenze a ciò di cui le imprese hanno bisogno, le imprese possono chiedere alle università di formare giovani che un domani, dal punto di vista dell'employability, come dice il professor Principe nel libro, siano esattamente ciò di cui le imprese hanno bisogno. Tante le personalità coinvolte nel corso della giornata, con i saluti istituzionali di Paola Severino, presidente LUISS School of Law, e gli interventi di Marcella Panucci, capo di gabinetto del Ministero dell'Università e della Ricerca, Antonella Polimeni, rettrice dell'Università La Sapienza, e Sergio Marullo di Condoianni, CEO Angelini Industries, e Fabrizio Di Amato, presidente e fondatore del gruppo Maire. Noi nasciamo da storie tra università e quindi e fare e impresa, e quindi oggi in un terzo millennio dove ci sono dei cambiamenti importanti, abbiamo sposato questo progetto, l'Università Generativa, perché riteniamo importante un cambiamento anche nel rapporto tra l'impresa e l'università. A chiudere l'incontro, moderato dalla giornalista del Corriere della Sera Gianna Fregonara, il rettore della LUISS Paolo Boccardelli.